Vabbè. Ciao a tutti e ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Mis autunnale, ma continuano i test. E questa volta abbiamo approfondito il tema della Focus Gem Square SL. Focus Gem Square è un modello che all'interno della gamma del brand tedesco è molto conosciuto e molto apprezzato. Ovviamente prende tutte le sue caratteristiche principali dal modello Gem, quindi la bicicletta da all mountain di casa Focus. Gem Square è la alternativa con un motore, quindi una power unit abbinata a un telaio con determinate caratteristiche e sospensioni che permettono di fare appunto un uso all mountain di questa e-bike. SL però sta per super light e quindi questo è l'aggiornamento ultimo che Focus ha portato alla sua piattaforma e quindi le bike motorizzata con una power unit decisamente più compatta, più leggera, meno performante di quella che invece è fornita sul pacchetto Gem Square. Per la versione SL è stata scelta quindi una motorizzazione Fazua Ride 60, un motore ultra compatto che Focus ha voluto mettere in maniera del tutto compatta all'interno del suo telaio, un telaio che mantiene certe caratteristiche appunto in comune con le altre Gem e Gem Square, per esempio il passaggio dei cavi anteriore CIS. C'è anche inoltre la cinematica che è ben brevettata e ben conosciuta, vale a dire la Fold, un sistema quadrilatero che ha come caratteristica principale quella di svincolare frenata e affondamento nelle fasi più importanti della discesa. Un pacchetto quindi che insieme a una coppia di ruote da 29 pollici e sospensioni 160 mm all'anteriore e 150 al posteriore porta tutta l'esperienza dell'all mountain con una power unit aggiornatissima. Il telaio è stato più o meno mantenuto come per la Gem Square con una piccola differenza, questa volta è interamente realizzato in carbonio. Sulle versioni che già conosciamo e abbiamo già trattato anche qui su Pianeta Mountain Bike precedenti, quindi la serie 8 per esempio, ha un triangolo anteriore in carbonio ma abbinato a un triangolo posteriore che invece è in alluminio. In questo caso quindi il massimo della leggerezza che voleva essere apportata da Focus ha la sua raffigurazione in un telaio che in questo caso è completamente satinato e quindi sembra quasi un carbonio grezzo con appunto i due triangoli in carbonio. La cosa favolosa però che Focus è riuscita a fare è che appunto all'interno del triangolo anteriore, nel tubo obliquo, è riuscita a posizionare la batteria nuova del Fazua, perché Fazua passando da Ride 50 a Ride 60, quindi portando 10 Nm in più di coppia, ha anche una batteria più grossa e quindi Gem Square SL ha una batteria di 430 Wh. Però qui tutto quello che riguarda la power unit è un discorso a sé, perché c'è meno potenza, perché c'è più silenziosità e quindi ci sono dei meccanismi che sono completamente cambiati. Ma avere una tipologia di motore così leggero, con un wattaggio che non è straelevato, ma con un accumulatore di questo genere, fa in modo che l'esperienza in sella sia veramente molto molto naturale. La prima differenza dal modello Gem Square tradizionale, per così dire, al modello SL è proprio la compattezza del telaio. Nella parte del tubo obliquo, quindi, il profilo dello scatolato è super compatto. Al suo interno c'è la batteria da 430 Wh. Su questa Gem Square SL il valore di reach è di 460 mm sulla taglia M, che è quella che abbiamo avuto noi in test, e il valore del fodero basso del carro è di 447 mm. Il lavoro però non si è limitato a questi due valori, perché anche per quanto riguarda il piantone sella Focus ha voluto apportare un bel valore sostanzioso da 76 e mezzo,
Dopodiché l'angolo di sterzo invece è un angolo da 64,5 oppure 65,5. Eh sì, perché Focus ha voluto su questa bici così versatile e così pensata per l'utilizzo di tutti i giorni sui trail, mettere anche la possibilità di cambiare un po' le geometrie e quindi passare per esempio ad avere un angolo di sterzo a 64,5 oppure 65,5, semplicemente variando quello che è una boccola posizionata sul ammortizzatore e sul carro. Anche con ruote da 29 la Focus Jam Square SL si mantiene decisamente compatta. L'allestimento della Jam Square SL che abbiamo avuto noi è l'allestimento leggermente sotto al top di gamma, 9.9. Una forcella Fox 36 Performance, un ammortizzatore Float X sempre di Fox e poi tutta la parte di gruppo, trasmissione e freni gestita da Shimano. Quindi su la 9.9 Focus ha voluto apportare il massimo dell'affidabilità dei componenti per il divertimento e la sicurezza di tutti i giorni sui sentieri. Sul set di ruote Focus ha fatto una scelta molto oculata, ci è piaciuta sin da subito, da quando abbiamo visto l'allestimento. Al posteriore uno Schwalbe Nobby Nick in mescola Addix Speed Grip e invece all'anteriore ha messo un Magic Mary con una mescola Addix Soft, quindi tutta la massima performance di grip e di trazione appunto anche meccanica proprio dei tasselli per riuscire a sfruttare il massimo dalle potenzialità della bicicletta. Ovviamente abbiamo detto una bici versatile, affidabile, ma anche bella solida, perché se Focus è riuscita comunque a abbassare decisamente quelli che sono i valori di peso di questa bici con l'adozione del motore Fazua Ride 60, è anche riuscita a farlo con delle forme che sì, all'anteriore sono decisamente rastremate per quanto riguarda il tubo obliquo, ma non è che siano proprio limate al 200%. Infatti sulla parte della serie sterzo, quindi del tubo di sterzo del orizzontale e dei foderi posteriori, Focus ha mantenuto una sua robustezza. Parlando un po' delle sensazioni, partiamo da quello che è stato un po' la nostra prima sensazione con il Fazua Ride 60. È uno dei motori più silenziosi che esiste sul mercato, sicuramente rispetto a TQ si fa un po' più sentire, soprattutto ad alti regimi, però è molto silenzioso e soprattutto anche a motore spento, perché ci sono delle fasi in cui la batteria da 4,30, se si vuole fare un giro un po' lungo, e noi abbiamo tirato anche fino a 1700 metri di dislivello con una cinquantina di chilometri. Sì, 50 chilometri, l'abbiamo riprovato. Come ti spieghi questo? Guarda qua. E quindi il drag del motore è qualcosa che con Fazua Ride 60 fai fatica veramente a sentire. Cosa vuol dire? Motore spento, si pedala molto facilmente. Le impostazioni sono tre, con un Breeze, River e Rocket, che sono i tre livelli di assistenza. Il tutto è personalizzabile dall'applicazione, che è molto curata in questo, e si può raggiungere un picco massimo di 350 watt di erogazione. Però esiste una quarta, che è un po' segreta, impostazione di Fazua, che è una sorta di extended boost, quindi un turbo un po' prolungato che porta l'erogazione per soli 12 secondi fino a 450 watt. Quindi qualcosa che nella massima espressione della potenza di cui si ha necessità magari in alcuni punti fa particolarmente comodo. Madonna. Sulla sensibilità che ha questo motore alla pedalata mi sono trovato molto bene, perché il motore reagisce costantemente a quelli che sono gli input sui pedali da parte del rider e non strappa mai, non va mai oltre a quello che è appunto l'appoggio sui pedali e nelle varie fasi
di pedalata. Molto chiara è la visione però dei livelli di assistenza e anche della batteria, perché oltre al comando lo si ha invece sul tubo orizzontale. 5 tacche, quindi diciamo ogni tacca quindi rappresenta il 20% della batteria complessivamente, ed è molto facile e intuitivo anche quindi capire quali sono più o meno i range per un'escursione e quanto manca per arrivare alla completezza del giro oppure rischiare di rimanere a piedi. Devo dire che la reazione che si può ottenere da una bici del genere è una reazione molto naturale. Io ho usato anche volontariamente, perché qualche mio amichetto ha deciso di uscire con l'endurona, ho anche deciso di volontariamente di usarla totalmente a motore spento su un giretto da una ventina di chilometri. La pedalata è totalmente naturale, anzi le geometrie che appunto ha la Gem Square SL sono delle geometrie che sono molto vicine a quello che è il mondo dell'all mountain e dell'enduro. Sul piantone sella infatti ci si sente molto in avanti, molto spostati, e questo fa in modo di essere veloci in discesa per riuscire a trovare la posizione giusta, ma anche in salita essere molto caricati sull'anteriore per ottenere il massimo del grip sul posteriore e fare in modo che non si alzi appunto l'avantreno. Una cosa che forse mi è piaciuta un filino meno di questo allestimento è la presenza di un reggisella telescopico da 150. Lo spazio per ottenere anche 170 mm su una taglia M ci sono, e in alcuni momenti servono molto. Le sensazioni in discesa di questa bici, complice secondo me un allestimento che, come dicevo, è decisamente equilibrato e molto molto affidabile. La bici si presta stabile, la bici è una bici che anche se è un 29 non è eccessivamente lunga, soprattutto è molto facile da direzionare, è quasi come essere su un binario, e su questo diciamo la scelta del Nobby e del Magic Mary all'anteriore fanno una bella differenza, perché sui terreni che si trovano in questo periodo avere un tassello così squadrato, così pungente, fa in modo che la guida sia molto più sicura. È chiaro, in un modello così, con un angolo di sterzo da 65,5 tradizionale e una batteria con motore concentrati un po' in avanti, la posizione di guida è risultata un po' arretrata, però è super stabile in ogni momento, ma anche molto prevedibile, perché non è una bicicletta che tende a far perdere il controllo. Diciamo che è molto facile. La scelta sicuramente di un cockpit con un manubrio da 82 cm è forse un po' esasperata, ma in quel caso in fase di acquisto si può sempre tagliare a misura, come si suol dire, e quindi io avrei messo anche qualcosa di un po' più contenuto, magari 76-78 sono abbastanza. Le sensazioni però in discesa sono di una, non di una e-bike light, bensì di una all mountain bella cazzuta, bella importante e robusta. Infatti la presenza del motore quasi viene completamente dimenticata nelle fasi di discesa, se non che un po' il peso nelle frenate un po' più brusche e ripide si sente più concentrare nella parte anteriore, anche se non ho provato a ruotare le boccole per arrivare a un'angolazione di sterzo di 64,5 gradi, che magari penso mi avrebbe consentito quindi forse di diciamo decentrare anche un po' tutti i pesi. Però la bici è molto permissiva, il guadagno di velocità è molto spontaneo e immediato, quindi è una bici che non ha bisogno di essere lanciata fisicamente perdendo un sacco di energie. È una bici che con le sue geometrie, con il peso così contenuto, fa divertire parecchio. E quindi questa costruzione amplifica un po' quello che è il concetto alla base del progetto Gem Square, perché è davvero una e-bike divertente, leggera e permissiva, perché in ogni momento, anche in discesa, si può facilmente cambiare traiettoria, si può fare quello che si fa
con una mountain bike tradizionale, quindi affrontare salti doppi con una bici perfettamente bilanciata, e questo lo abbiamo fatto, entrare con alte velocità su rock hard nei pezzi tecnici dove magari con una e-bike full power invece ci si ritrova un po' impiccati, oppure ci si ritrova costretti a copiare completamente il rock garden senza riuscire a giocare con la bici. La bici è una bici che risponde, perché se settata nel modo giusto ha veramente caratteristiche similissime a quelle che sono, magari non quella di un all mountain, però che sono di un enduro, con però delle caratteristiche di geometrie che fanno in modo che in salita si riesca a esprimersi al meglio. Infatti la posizione di guida così avanzata in salita rende lo sforzo meno importante, e in discesa tutti questi valori così compatti fanno sì che in ogni momento basta spostarsi di un millimetro o mettere il dito sulla leva che cambia completamente l'impostazione della guida della James Square SL. L'unico punto della bici che mi è sembrata un po' pesante è stato l'anteriore, quindi un naso che tende sempre un po' in giù, però complessivamente è super maneggevole, permissiva e agile in ogni frangente di salita, che sia appunto tecnica e pedalabile ovviamente, ma anche discesa e dove c'è da guidare sul fluido o anche sul terreno molto tecnico. Sul posteriore io mi sono trovato benissimo con il Nobby, soprattutto in terreni molto fangosi, forse si può anche riuscire a montare una gomma tipo Wicked Wheel, sempre di Schwalbe, che è sempre un 2.4 ma spancia un pochino di più peso. Questo allestimento SL 9.9 ha un peso con i pedali di 19,9 kg, mentre per quanto riguarda il prezzo, sempre questo allestimento SL 9.9 ha un prezzo di 8.999 euro. Siamo ancora sotto il top di gamma, ma comunque è già un prezzo abbastanza oneroso per un allestimento che ha delle ottime caratteristiche ma non rappresentano il top di gamma. La James Square SL 9.9, con una colorazione che in queste tenebre quasi non si vede più, ma è veramente elegantissima, è una bicicletta quindi per coloro che ancora adorano sentire il sangue in gola, che vogliono spingere, che vogliono portarsi a casa la salita a tutti i costi, ma che vogliono anche divertirsi in discesa con un mezzo che sia permissivo, agile e molto leggero. Quindi tutte le garanzie di Focus su un pacchetto che si proietta verso il futuro delle e-bike light, con una power unit molto silenziosa e tutte le tecnologie affinate negli anni da Focus, che danno vita a una bicicletta che può essere catalogata come l'e-bike per fare il 90% di quello che si fa con muscolare e con una bicicletta pedalata assistita. Se siete arrivati fino a questo punto, mi dispiace per la qualità di luce che si è creata, ma le giornate sono sempre più corte. Vi ricordo di mettere un bel like a questo video, iscrivervi se non avete ancora fatto al canale, andare a spizzicare un po' di dettagli in più proprio attraverso i link che trovate qui in descrizione, e come sempre gas aperto, magari non con questo buio. Ciao, alla prossima! Tra le prime cose che si possono... No. Oh, Gesù.